Amici delle pagine social, vediamo se ci siamo. Ci siamo, non ci siamo. Ci siamo, sì, ci siamo. Ciao amici delle pagine social della Savino del Bene Scandicci, benvenuti ad un altro Veniamo da Voi. C'è la nostra oggi Elena Pietrini insieme a noi. Eccola qua, laggiù. E cominciamo il nostro Veniamo da Voi di questo bellissimo. Eccoci qua, amici delle pagine social, vediamo se ci siamo. Ci siamo, non ci siamo. Ci siamo, sì, ci siamo. Ciao amici delle pagine social della Savino del Bene Scandicci, benvenuti ad un altro Veniamo da Voi. C'è la nostra oggi Elena Pietrini insieme a noi. Eccola qua, laggiù. E cominciamo il nostro Veniamo da Voi di questo bellissimo martedì. Eccola! Ciao Dario! Ciao Elena, buongiorno, buonasera. Mercoledì, martedì 7 aprile, amici delle pagine social della Savino del Bene Scandicci. Poi ovviamente chi non c'è ve la riguardate su YouTube, quindi la registriamo, la mettiamo in tutto il mondo e l'universo. Veniamo da Voi, Elena Pietrini. Partiamo con un po' di domande, perché c'è Sara, tra l'altro, che ti segue sempre e ti voleva. Poi c'era gli amici di Savino del Bolle, Savino fanpage, e mi chiedevano: ma quando c'è la Pietrini? Quando c'è la Pietrini? Ve l'abbiamo portata, perché ovviamente prima c'era da aspettare anche un minimo Pallavolo Super Volley. Ricordiamolo, è una Pietrini su Pallavolo Super Volley che trovate in tutte le edicole. Quindi quando andate a fare la spesa, prendetela anche quello, leggete. Una bellissima intervista della nostra Eleonora Cozzari. Però, Elena, come stai intanto? No, bene. Mi sto un po' annoiando a casa, però bene. Cosa volevo fai? Rientrare in palestra. Quello è un po' quello che vogliamo tutti. Però ci sono un po' di domande, ce l'hanno fatte. Quindi iniziamo da quelle più facili. Dai, partiamo così. Sei figlia unica, ad Alessia? No, una sorella più grande di 6 anni. È una sorella più grande di 6 anni. Poi vediamo un po'. Ah, Sara ci chiede: il tuo rapporto con Alice Turco, sei il mio idolo? Vabbè, con Alice Turco è un po'... c'è un po'... c'è, siamo migliori amiche. Abbiamo un rapporto... cioè, bello, perché ci siamo... all'inizio ci scannavamo. Come un po'... come un po' tutte le migliori amiche. Esatto. Però poi ci siamo affezionati l'una all'altra, ci siamo sempre a sostenerci, ci siamo in qualsiasi momento. Infatti quest'anno era un po' dura, visto che c'era anche avversaria. Va bene. Poi Lorenzo ci dice: i biscotti che scendono dal balcone sono più buoni? Sì, ma perché te li gusti di più? Aspetti che arriva e te li gusti. Poi Pippo ci chiede: come mai giochi con due scarpe diverse? Ma per cambiare, perché era già da tempo che volevo farlo, però tra una cosa e l'altra non l'ho mai fatto. Quest'anno ho avuto l'opportunità e l'ho fatto. L'ho fatto. Poi andiamo avanti. Il buon Carlo, che tra l'altro saluto, Carlo Bebbi, ci scrive sempre tante domande, ci chiede: qual è la tua giocatrice preferita e se c'è qualcuno a cui ti ispiri? No, non ho mai avuto una giocatrice preferita e non mi ispiro a nessuno. Sono quella che sono e faccio così, tutto così. E invece, Benedetto ci scrive: chi è che di voi più forte al bagherone? Lo chiedo anche a te, perché cioè tutti hanno versioni discordanti. Stisia ti dice che è Merlo, è vero? Chi è? Che è la Merlo la più forte al bagherone. Beh, sì. Infatti quella che... infatti ovviamente nella mia squadra. Che è lei quella che ci risolve il tutto nei momenti clou. Poi FLH ci scrive: parli spagnolo o inglese? No, nessuna delle due lingue. E cioè, tanto se parlo bene l'italiano, e anche quello. Poi Scoiattolotto riesce a fischiare? No. Ti faccio un po' di domande così per vedere un po', per testarti. Poi, sempre Benedetto, visto che è ora,
Molte non mi casa, qual è il pallone con cui ti trovi meglio? Dipende, perché mi trovo bene con entrambi, però tipo cambio il sacco per la battuta, perché con il Mikasa è più, cioè mi viene più facile. Però mi trovo bene con entrambi i palloni. Poi ti senti più a tuo agio ad attaccare una palla molto veloce o più morbida? È vero, domanda. Cosa che ma io attacco qualsiasi cosa. Però no, la palla veloce la preferisco. Poi Ricky chiede: cosa si prova a giocare alla Savino del Bene Scandici? È una squadra che mi ha sempre, diciamo, voluto, che da quando ero a Livorno che mi ho fatto iniziato con loro la preparazione, tu, da lì è nato un rapporto bellissimo, quindi è una squadra che, cioè, li voglio bene. È una parte della tua vita, insomma. Sì, ormai sì. Poi vediamo un po'. Frank, che tra l'altro è un nostro amico, ci chiede: ogni anno migliori in ricezione in maniera spettacolare. Non è che andando avanti così il prossimo anno mi vai a sfiorare il 58% di ricezione perfetta? Lo spero, assolutamente lo spero. Adesso cerca sempre di migliorare. Poi, allora, cosa ti piace fare nel tempo libero quando sei lontana da partite e allenamenti? Uscire e divertirmi. Uscire con gli amici e divertirmi. Che ovviamente li rompo sempre perché non voglio mai stare a casa. E quindi questo è un problema in questo periodo. Esattamente. Poi Federico dice: io della pallavolo non capisco nulla, vengo a Scandici solo per la 7, che ovviamente sei te. Poi avevo visto io una domanda, non ricordo su quale social, cosa ne pensi del tuo percorso al Bolero? Però non mi ricordo chi l'ha fatta, però io te la faccio comunque. Cosa? Cosa ne pensi del tuo percorso al Bolero? Per me il Bolero è stata una seconda famiglia, quindi penso cose solo positive, che hai avuto anche difficoltà, però loro in qualsiasi momento sono pronti ad aiutarti. Quindi, cioè, per me ci sono... è la mia famiglia, quindi penso solo cose positive. Poi... è fortunato chi va là. A proposito, io colgo l'occasione per dire che giovedì alle 18 c'è Marina Lubian che parla con le 6 ragazze, 5 ragazze del Bolero. Ormai facciamo questa rubrica e si chiama, non mi ricordo nemmeno come l'abbiamo chiamata, però comunque sì, è una rubrica nel quale la Savino del Bene, c'è un atleta della Savino del Bene a cui le ragazze del Bolero fanno delle domande. Quindi ma posso fare anche le domande, visto che l'altra volta le ho fatte? No, va bene, va benissimo. Ricordavo solo che c'è la bravissima Marina Lubian nella settimana del suo compleanno, che si mette a disposizione delle ragazze del Bolero. Poi, chi è la compagna con cui vai d'accordo, dice Marti? Ma io vado d'accordo con tutte, non è che ho problemi. Ovviamente c'è Marina, che la conoscevo da più tempo, quindi con lei, cioè, ci vado un sacco d'accordo, siamo stra-amiche. Poi, come è iniziata la tua carriera? E mi ci ha portato mia sorella a giocare a pallavolo, perché io prima facevo ginnastica artistica, piano piano stavo diventando troppo alta, e quindi le giocavo, quindi... piano piano mi portava con sé, infatti stavo sempre in palestra, in giardino si giocava sempre, quindi è per questo. E da lì abbiamo capito che hai iniziato a schiacciare qualsiasi tipo di pallone. Esattamente. Cosa consigli alle bimbe che si avvicinano alla palla al volo? Oddio. Le domande erano difficili, qui dopo un po' si cresce a livello. Cosa consiglio? Consiglio che... è uno sport comunque che, cioè, è bello perché di squadra ti aiuta tanto a crescere, quindi fatelo, cioè, fate quello che sentite. Poi, prima di ogni partita hai qualche rituale scaramantico? Io faccio sempre le stesse cose ogni partita, cioè le partite da casa e arrivare in palestra sempre le stesse cose. Però ad esempio, non so, c'era Magda che ci ha detto che lei si fa il caffè espresso, di nozze di caffè, dorme un'ora
e Ria invece si distrae. Te cosa fai? Cioè, non lo so, guardi qualcosa? No, io mangio la carbonara a pranzo. Mangi la carbonara a pranzo? Un bel piatto di carbonara. Alla grande, alla grande. Per rimanere leggera. Poi, in che squadra hai cominciato a giocare? Si può dire da Bollerò. Perché sì. Prima provavo, ma giocare in Sato Bollerò. A giocare in Sato Bollerò. Poi vabbè, ci sono tante domande. Hai preso ispirazione da Mile Shiro, dice Ale NG10. No, 81, scusa. No, però l'ho guardato tanto. Non ho preso ispirazione, però l'ho guardato tanto. Poi Stesigno dice il sorriso più bello del bolle italiano. Su questo, vabbè. Poi Noemi invece, che rapporto hai con Magda? Perché devo dirti un segreto, per chi non l'ha visto, Magdalena ti ha nominato per questa diretta, quindi tu troverai... Ma io la ringrazio tantissimo! poi dovrai nominare anche tu qualcuno a tua volta. Poi, sì, la nuova piccinina, comunque il rapporto è con Magda. È una testa matta. Però no, abbiamo a volte qualche difficoltà a comunicare, però... con il mio inglese scarsissimo e con il suo italiano che sta migliorando riusciamo a capirci e ci divertiamo tantissimo, cioè mi trovo davvero bene con lei. Poi racconta la tua prima esperienza in Champions League. Allora, la prima partita di Champions League di quest'anno è stata contro il Weinbank, quindi praticamente è stata una partita dove debutto col botto, possiamo chiamarlo. Ma sì, ma tanto. No, vabbè, ero in difficoltà all'inizio perché, cioè, comunque affrontare una prima Champions con una squadra del genere non è stato facile. Quindi ho fatto quello che sapevo fare meglio, giocare tranquillamente, no, perché inizio ero ansiosa, però poi dopo un po' mi sono sbloccata. Ti sei sbloccata e l'abbiamo visto. Poi avevo visto una domanda che mi piaceva. Beh, ciao dottoressa che ci guarda. Giovi Sommariva ci chiede come mai hai scelto il numero 7 per la maglia? Perché ce l'ho sempre avuto da quando ho iniziato, quindi hai giocato per me resta quello. Poi Andre 23 ci chiede, hai imparato il livornese? No, cioè lo so per modo di dire, ma non lo parlo. Poi, chi è la più saggia in squadra? Chi è di Pietro? La più saggia... Un po' di calata livornese c'è qui, eh? Sì, ma mi va solo questo. La più saggia... Ma Lucia, sicuramente che... Lei è la più saggia. Poi, vediamo... Mi date consigli per andare avanti per fare dei provini? Che è? Devi far vedere quello che sai fare meglio e dare sempre te stesso, perché con quello vai avanti. Poi, questa domanda la faccio perché la devo fare. Papalino chiede, ciao Ele, hai mai pensato di fare sub? Ti vedi bene. Bastardo. Ma io so perché mi hai fatto questa domanda. Vabbè, ma lasciamo non fare. Non ti rispondo. Poi, con chi vorresti giocare accanto a te? Una domanda che fa Samuele. Hai qualche giocatrice con cui vorresti giocare? Ma no, diciamo che cioè, non ho qualcuno in particolare. Voglio solo una al mio fianco che dia sempre se stessa e faccia il suo dovere, diciamo. Poi io ho una serie di domande che mi hanno mandato in privato e mi hanno detto me le puoi far fare alla Pietrini? La cosa è, la domanda, la prima domanda è, cucina la Pietrini? No. Cosa mangia la Pietrini? Posso sapere chi ti ha fatto queste domande? No, non lo dico, sono domande segrete dell'ufficio stampa, quindi... Vabbè, allora dopo me lo dici. Non cucino, cioè cucino poco. Mangio tanto, ma male.
Però mangio. Però mangi. L'importante è mangiare. Poi, c'è qualche proteine, dice Sbuti. Come si chiama il tuo cane? Nala, è il Golden Retriever. Adesso, non so quanto, c'ha 8 mesi. Poi ce n'è anche un altro e vediamo nelle storie. Poi, con chi sei rimasto in più buoni rapporti del Vollerò? Del Vollerò? Ma vale anche lo staff, cioè staff o atlete? Penso valga tutto, dai, butta. Vabbè, atlete con Tanase, con la ricetta Tanase. E di staff? Tutto. Con lo staff non è un particolare. Poi... Pas ci dice: da quando sei andata via dal Club Italia il centro pavese è tristissimo. Mi dispiace per loro. Com'è stata l'esperienza al Club Italia invece? Bella, perché comunque anche lì affronti tante difficoltà. Io più che altro il secondo anno ne ho affrontate tante, visto il giorno che ho avuto, però comunque è un'esperienza bella che ho fatto. Poi Lollo ci dice: cosa rappresenta l'orso di peluche a fine partita? Ecco, questo l'orso di peluche è una... In realtà è un panda. È un panda, esatto. È la mascotte dei tifosi, Lollo, perché gli orsi tifosi ogni anno comprano una mascotte che a seconda dell'anno poi cambia. Questa era il panda. E posso fare anche una domanda? Vai. Perché è sempre rosa? Non lo so, forse questa domanda la gireremo a Stefano Picci e non lo so. Quindi la questione è: il panda è un simbolo di fine partita. Io ti tramuto anche una domanda che ha fatto Pietro ora: come giudichi la qualità della pallavolo italiana non ha 10? E ti dico: come reputi il campionato italiano secondo te? Vabbè, comunque è tosto come campionato, perché magari hai alti e bassi come ci abbiamo avuto anche noi quest'anno, però comunque alla fine è un campionato tosto, perché comunque tante partite, ci sono tante comunque società che cercano di lottare come qualsiasi squadra faccia. Comunque è un campionato tosto. Allora, tanti ci stanno scrivendo delle domande qui sotto che non sto leggendo, ma non vi voglio ignorare, perché ci sono le risposte dentro l'intervista su Pallavolo Super Bowl, quindi compratevi Pallavolo Super Bowl e ci sono tutte le risposte. Poi, come è stata la tua prima partita in Serie A? Te la ricordi? No. Sì, ma non avevo fatto una partita bellissima. Quando non mi piaccio, cancello le partite. Ok, secondo te chi è la più forte giocatrice al mondo? Beh. Questo è difficile. Sì, non lo so. Ce ne sono tante forti, quindi è difficile sceglierne una sola. Poi, Ale ci chiede: la squadra che temi di più anche estera? Io non è che temo qualche squadra. Non sta paura di nulla. No. È solo che magari sì, alla carta può essere anche più forte, però magari ci giochiamo in campo, quindi non è che devi avere tanta paura delle altre squadre. Poi, come ti trovi a Scandicci? Chiede Roberto. Bene, stavo benissimo. Poi, Andrea, che poi andiamo a chiudere perché abbiamo già finito 20 minuti incredibilmente, ha fatto 750.000 domande, poi ragazzi, poi concederemo a Pietrini un'altra intervista e poi basta. No, basta, cioè basta questa. Poi, il momento più bello della tua carriera fino adesso? C'è uno? Sì, vabbè, ce ne sarebbe anche più di uno. Vabbè, raccontaci qualcuno. Vabbè, il primo quando ho vinto il mondiale Under 18, che poi ero anche stata premiata come miglior giocatrice. Poi, quando siamo qualificate per le Olimpiadi, che quello lì c'è. Poi... c'è stato comunque, anche se c'è un po' di amarezza, comunque essere arrivate seconde al mondiale seniores. Vero, però è stato, immagino, una bellissima esperienza. Sì, noi salutiamo ovviamente Francesca, Ste, Ale ci chiede: un busto e Novara c'è rivalità? No. Noi non sapore di niente, al di là di questo io ho altre domande. Come ti senti prima di entrare in campo?
Ma tranquilla, io sono lì con la mia barretta, che sono tranquillissima. Poi, altre domande rapide e veloci. C'è qualche serie TV che stai guardando? No. Non stai guardando? Cosa fai nella tua giornata tipo? Raccontaci. No, questo è curioso. Perché ad esempio c'è qualcuno, c'è Magda, ci ha consigliato 7 serie TV diverse, ad esempio. No, io la mattina dormo, tanto, perché non devo fare niente. Poi mangio, sto con i miei, vado sul divano, invento cavolate con mia mamma e mia sorella. Abbiamo visto tanti addominali. Abbiamo visto tanti addominali. Sì, vabbè, lasciamo stare quello. Però, e poi dopo ero morta, però va bene. Poi la sera sto con i miei a per cena e tutto, e poi dopo un po' vado, sto al telefono. Ottimo. Poi chiudiamo la nostra parentesi. C'è uno scherzo che è successo nello spogliatoio quest'anno? Che io mi ricordi, no. Poi, come fai a essere sempre così solare? Amo il tuo sorriso. Praticamente sta andando a ruba il tuo sorriso. Lo so, ne basta. Cioè, mi viene naturale esserlo. Poi, c'è qualcuno che prendi sempre in giro? No. No, dai. No, non lo vuoi dire perché non ti vuoi fare, non ti vuoi fare nemici, ma va bene così, va bene così. Va bene così. Allora, facciamo l'ultima domanda, le riassume tutte, se poi non vuoi rispondere, non rispondere. Siccome ce l'hanno chiesto in 7 miliardi e mezzo di persone qui, perché non usi le ginocchiere almeno la riudica? Ma perché mi danno noia, cioè mi stringono e sto bene senza. Già prima quando le portavo, si può dire, le portavo sulle stink, poi tanto per portarle lì o non portare la stessa cosa, quindi l'ho tolta definitivamente. Oh, vedi, cioè, te l'hanno fatta in 8 miliardi, abbiamo dato risposta al quesito perché Pietrini non usa le ginocchiere. E detto questo, abbiamo passato, voglio chiudere salutando, mentre Francesca dice, secondo te ritorneremo a giocare? Io ti dico, aspettiamo, c'è un comunicato, Francesca, e a tutti gli altri, voglio fare un avviso, c'è un comunicato sul nostro sito, www.savinodelbenevolley.it, con le parole anche del nostro direttore tecnico, scusate, direttore generale Francesco Paoletti. Io saluto Elena Pietrini, tra l'altro, che è stata con noi per questi 20 minuti insieme, veniamo da voi. Grazie Elena per essere stata con noi, e la ritroveremo presto sui nostri social con tante bellissime foto, perché Elena ha fatto anche tante bellissime foto che trovate su Pallavolo Super Volley. Poi salutiamo tutti gli amici, gli diamo appuntamento giovedì alle 18 per l'appuntamento insieme a Bollerò con Marina Lugan. Ella, puoi fare delle domande ovviamente anche te alla tua amica Lugan. Ma ovviamente prima di chiudere, Sara ci ricorda, devi nominare chi sarà la prossima e veniamo da voi. Ci sono state nominate? Allora, c'è stato Malinov, Lugan, te, Stisiak e Brisio per ora. Allora vado con Lonnie. Oh, quindi mi tocca fare un'intervista in inglese, ottimo! Ringrazio molto Elena Pietrini, perché almeno farò un'altra, inglese, un'altra intervista con il mio inglese, bellissimo. Però martedì prossimo, ore 18, troverete Lonnie Slothis qui sui nostri bellissimi canali social e Instagram. Questa intervista la potrete rivedere circa tra 3 ore circa su YouTube, appena riusciamo a salvarla e metterla sui nostri bellissimi e importantissimi canali. Elena, grazie ancora per essere stata con grazie noi. Sono le 18:23 di questo bellissimo martedì 7 aprile, abbiamo passato insieme, non ci resta solo di dire l'ultima cosa, diciamola insieme. Play the game. Non me la ricordavo. Ciao Elena, ciao a tutti. Aspetta, vai. Volevo fare tanti gli auguri a Paolo, visto che oggi è il suo compleanno, anno centino. Giusto, io non ero, questa cosa non la sapevo, è importantissimo, il patrono fa gli auguri e non lo so. Quindi facciamo gli auguri al patrono centino, ovviamente anche sui nostri canali. Vedi, vedi, Pietrini sa più cose di me, questa cosa, certo, è incredibile. Se io sono avanti. Certo, su quello non avevamo dubbi. Ciao. Tanti auguri al patrono, un saluto a tutti, ci rivediamo martedì alle 18, giovedì su Facebook. Ciao.